Allora, oggi vi volevo fare un video che è un po' un proseguimento di quello che io ho fatto in risposta a Lolla, quello su i capi di abbigliamento che devono esserci in un armadio invernale. Ora vi voglio fare invece quello per l'armadio estivo. Visto che ci stiamo accingendo alla bella stagione, anche se qui da me piove, nuvoloso, quindi diciamo che l'estate sembra un po' lontana. Quindi vi volevo fare questo video, anche perché ho visto che i video di abbigliamento sono sempre quelli molto più apprezzati a volte rispetto a quelli del make-up. Quindi cominciamo. Allora, su quello invernale ho iniziato dal pigiamone, ora invece comincio sempre zona notte, da una camicia da notte, questa che è la mia. Anche se io ne ho tantissime e sono tutte quante così, appunto bratellina, molto fresca in cotone e credo davvero sia un must da avere appunto per l'estate, comunque per le notti calde. Afose, quando non si vuole avere neanche i pigiami. Io uso anche i pigiamini, però sono sempre in stile così, o comunque pantaloncini, fasce, eccetera. Questa qui io credo sia davvero un must. La maggior parte delle ragazze, delle donne, hanno una camicia da notte nel proprio armadio estivo. In un armadio estivo, secondo me, non possono mancare i leggings, quelli corti. Questo qui è puramente indicativo, è blu, tipo carta da zucchero, vedete? Sembra sembra un po' più chiaro, io sembro tempo forse tutto illuminato, ma non mi pare. Allora, questo qui è corto, tipo arriva più o meno a polpaccio e sono molto freschi. Poi da usare con una maglia un po' più lunga, secondo me è davvero una buona alternativa per uscire magari il pomeriggio, non volendo mettere gli jeans, perché io personalmente d'estate non li sopporto i jeans, quindi secondo me questa è davvero una buona alternativa. Poi ne esistono davvero tantissimi, io ne ho di jeans, ne ho in vari modi, quindi in base magari anche all'occasione è bene. È carino comunque il dover cambiare. Poi un altro must, sempre, mi accorgo nel mio video che dico sempre sempre invece di sempre. Poi sempre come diciamo uscita pomeridiana, ma anche di sera, magari non lo so, tipo una festicciola sulla spiaggia, un vestitino. Questo qua io lo comprai l'anno scorso da Telly Whale e lo pagai 20 euro, quindi poco, e c'era di tanti colori, c'era tipo color jeans, nero, bianco, verde credo. Io l'ho comprato fucsia, poi con l'abbronzatura davvero risalta, ha questi bottoncini, vedete? Ed è tipo ha una doppia gonna. Vedete, è lunga questa doppia gonna perché appunto altrimenti sarebbe trasparente ed è davvero molto molto fresco e io appunto lo uso anche di sera e mi piace molto, è molto confortevole, molto morbido, è in cotone e poi l'ho pagato appunto la sciocchezza. Non so se lo troverete ancora con la collezione estiva, magari andate a dare un'occhiata. Poi altra cosa secondo me che bisogna avere è un top. Io ho questa qui, ad esempio vi faccio vedere questa qui, appunto un toppino che io solitamente uso anche per stare in casa con ad esempio degli shorts. Gli shorts secondo me sono davvero un must da avere. Per stare in casa o comunque anche per uscire, anche qui esistono svariati, sono come jeans un po', no? Sono dei passepartout, qualcosa di questo genere. Io non esco ovviamente con questi qui li uso o per stare in casa o ad esempio per andare al mare, molto carini, vedete? Questi qui li comprai credo 3 anni fa più o meno,
Date Zenis, non ricordo il prezzo, però credo intorno ai 10 euro al massimo, e sono appunto molto carini. Avevano anche una cinturina di quelle tipo foulard, non so dov'è, comunque molto carini e molto freschi anche questi, insieme appunto alla canotta. Questa è una canotta diciamo anche da palestra, però diciamo una canotta generica. E poi altri must. Ovviamente non può mancare un costumino, questo qui è il mio, questo qui io lo comprai l'anno scorso, ho fatto così, a me piacciono molto i fiocchi, vedete, lo comprai da Golden Point e lo pagai credo 23-25 euro su per giù, poi che va in braccetto con il costume è sicuramente un pareo per poter stare sulla spiaggia. Questo qui sembra tipo, vedete, tipo le dannatrici del ventre. Questi qui sono reperibili in qualsiasi bancarella, mercatino, e io l'ho comprato però 2 anni fa, 2 anni fa, sì, l'ho comprato 2 anni fa in Bulgaria, quando sono stata in Bulgaria, e quindi l'ho comprato rosa. E lo pagai tipo 6 euro più o meno. Quindi questo qui, con queste cose. Magari per una serata anche più carina, un top, magari questo qui lo cederei, io lo comprai anche questo da Te Zenis, sarebbe diciamo una sottogiacca, un toppino per stare in casa, però io ci esco anche perché è ottimo per uscire. E non so quanto costi perché l'ho comprato con mia mamma, quindi così con queste appunto fantasie, molto carino, vedete? Quindi un top di questo genere. Non metto i jeans perché i jeans, voglio dire, li usiamo 9 mesi all'anno, almeno lasciamo stare. E poi vi faccio vedere un'ultima cosa. Serate carine, un vestitino magari di questo genere, un po' diverso da quello. Questo qui ha fascia e qui non si vede perché appunto è nero, però questa qui è una fascia in raso e fa in questo modo e dietro fa praticamente il fiocco, è lungo, arriva diciamo al ginocchio ed è molto bene. Questo qui è molto bene, è molto buono. E poi sicuramente le scarpe. Allora, come scarpe io prediligo d'estate le zeppe. Allora, queste qui sono alte, abbastanza alte, sono blu e le ho pagate credo 16 euro, le ho comprate in un negozio cinesi e sono queste qua. Sono molto comode, anche se essendo un po' dure qui dietro a volte mi fanno un po' le bollicine, quindi ad esempio metto un po' di cotone o ad esempio anche un cerottino per attutire un attimino. Queste qui che sono davvero molto belle, io le adoro, sono secondo me buone durante la giornata, la sera, davvero sono un passepartout e vanno bene secondo me a qualsiasi occasione, feste sulla spiaggia, feste in città, sempre. E poi per essere un po' più carine, con un vestitino carino, una festa un po' carina, un appuntamento carino, secondo me delle scarpe in questo modo ovviamente fanno la loro figura. Io queste qui le amo, hanno appunto, ma comunque in genere, una scarpa gioiello d'estate, poi bianche col piede abbronzato, vedete? Davvero bellissimi. Hanno, questo qui non è un tacco molto esagerato, è a spillo, però comunque non sarà neanche 7 centimetri, credo. Quindi è davvero basso, sono poi davvero comodissime. Le ho comprate da Bata, come potete leggere, e le pagai, questo qui tipo ormai sono passati 3 anni che ce le ho e sono ancora nuovissime praticamente, nonostante io le usi moltissimo d'estate. Le pagai 40 euro con lo sconto perché le presi a fine giugno quando appunto c'erano i saldi, e quindi le pagai 40 euro.
quindi davvero bellissime. Quindi, questo è quello che riguarda l'abbigliamento. Ho intenzione di fare anche tipo un video del genere, però sul make-up, tipo le cose da fare, da avere, come truccarsi magari d'estate, quindi diciamo i prodotti da avere. Se vi fa piacere, se volete un video di questo genere, scrivetemi così io ve lo faccio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!